Sheikh Khalid bin Sultan al-Qasimi, rampollo del famoso Sheikh Sultan bin Muhammad al-Qasimi, che governa la città emiratina di Sharjah, sarebbe stato trovato morto a soli 38 anni di vita a Londra, capitale del Regno Unito. Il corpo è stato rinvenuto nel suo lussuosissimo appartamento nella città britannica, dove si stava realizzando un festino a base di droga e sesso. Nella sua casa le forze dell'ordine e gli inquirenti avrebbero ritrovato droga di fenite di classe A, riconducibile probabilmente alla cocaina, all'eroina, all'estasi, addirittura al crack. Negli Emirati Arabi Uniti pensate che sarebbero stati indetti ben 3 giorni di lutto con bandiera mezz'asta per la morte di questo ragazzo. Lo Sheikh Sultan bin Muhammad al-Qasimi ha partecipato in prima persona a questi funerali del figlio, pubblicando nel suo profilo di Instagram video ma anche foto della relativa cerimonia. I social network ha scritto che adesso il figlio si trova nelle mani di Dio, presenti decine di migliaia di persone della città di Sharia. Vi ringrazio per l'ascolto. L'uomo era proprietario di una etichetta di moda, la Casimi, e 21 giorni fa aveva presentato la collezione primavera-estate dell'anno 2020 grazie al suo marchio alla London Fashion Week. Era laureato in architettura e si era specializzato alla Central St. Martin's di Londra, città capitale del Regno Unito. A voi un saluto caro, al prossimo video Sheikh Khalid bin Sultan al-Qasimi, riposa in pace. Amen.